La giornata speciale di Serrerani e Roberta Vinci, una giornata intensa per promuovere la grande sfida, l'evento del 1° dicembre al Forum di Assago, che l'anno scorso, nella prima edizione, ha visto protagoniste Schiavone Pennetta e le sorelle Williams. Quest'anno invece ci saranno loro, le gemelle del tennis italiano, a cui si aggiungono le due bellezze del tennis femminile, Maria Sharapova e Anna Ivanovic. In questa edizione su Sky Sport 24 due ospiti speciali, Serrerani e Roberta Vinci, ce l'abbiamo fatta, aggiungo io, presentano la grande sfida. Ma la vera grande sfida per Serra e Roberta è arrivata nel pomeriggio, qui da noi, a Sky. Primo ospiti studio. Siete qui sostanzialmente sfida, per presentare un appuntamento molto importante, il 1° dicembre. Noi speriamo venga tanta gente, speriamo di far divertire le persone che verranno. Sarà, come ha detto Sara, dai, una bella giornata di sport, di tennis, e speriamo che venga tanta gente. Poi trasformate in conduttrici. Da Moratti una frecciata sulle recriminazioni del Milan. Sono abituata a stare dall'altra parte e a non dire niente. È stato uno strano arbitraggio, ha detto Galliani, che aggiunge: il nostro organico non merita questa classifica, ma Allegri non è in discussione. Sempre in coppia, per un doppio speciale contro la telecamera, come nel tennis, Roberta attacca con più sicurezza. E ora andiamo a sentire lo sfogo di Galliani contro l'arbitraggio di Valeri. Il servizio invece non è proprio il punto forte di Sara, nemmeno quello da lanciare in TV. Ora sentiamo che cosa pensa Stramaccioni con il paragone con Mourinho. Le numero uno del doppio sono certamente anche le numero uno della simpatia. A Sharapova e Ivanovic non basterà la bellezza per conquistare il pubblico del forum. Per Sky Sport 24, Barbara Grassi.